Presidente Masu, sono passati 3 mesi esatti dalla conferenza del suo insediamento. Ci sono stati 17 acquisti per una rosa sicuramente di alto livello per questa categoria. Oggi amichevole col Casale, finita 1-1, ma comunque sempre una bella Sanremese. Insomma, un primo bilancio. Primo bilancio positivo, se pensiamo che ad oggi non abbiamo avuto nessun infortunato e il programma che ha stabilito l'allenatore è stato rispettato, stiamo rispettando le tabelle per riuscire ad arrivare alla prima giornata di campionato con la rosa al completo e in buona forma, io sono molto contento. Abbiamo lavorato bene sia in ritiro che adesso nelle prime uscite amichevoli e anche stasera comunque abbiamo visto tante cose buone e tante cose meno buone, comunque questo fa parte un po' dell'inizio stagione e fa parte di questo periodo, insomma. Se oggi i miei giocatori fossero al 100% io mi preoccuperei. Ecco, martedì ci sarà il sorteggio dei gironi e ci saranno delle ufficialità, ma possiamo dire che con alta probabilità la Sanremese capiterà con Bra, con Asti, con l'Imperia, che sono sue ex squadre da calciatore. Ecco, come vivrà questi incontri da ex e se in questi 3 mesi ha già vissuto, respirato la rivalità con l'Imperia? Ma guardi, noi dobbiamo pensare a noi stessi. Personalmente mi fa solo che piacere ritornare soprattutto a Bra ad Asti, dove ho giocato tanti anni. Una quarta ex mia squadra è sicuramente il Pondonaz, anche perché nasce dalle ceneri di diversi accorpamenti in Valle d'Aosta. Io ho fatto la mia prima esperienza in Serie C proprio ad Aosta, quindi penso di sentire molto di più la partita con il Valle d'Aosta che tutte le altre. Ecco, capitolo stadio, ci sono delle novità all'orizzonte, le chiedo, anche perché si era parlato appunto di un'eventuale riapertura della tribuna oppure dell'installazione di seggiolini sulla gradinata piuttosto che di una tensostruttura per aumentare la capienza del comunale. Ci sono novità? Allora, guardi, non sono il diretto interessato, nel senso che comunque il capitolo stadio lo sta gestendo il direttore generale Andrea Bortolazzi. So che si è incontrato con l'assessore e alcuni vertici del comune di Sanremo. Penso che comunque la Sanremese debba poter usufruire dello stadio, perché comunque per noi è molto importante che la tribuna venga riaperta, perché una città come Sanremo, una società come la Sanremese non può permettersi di mandare nella tribuna, nei distinti di fronte, soprattutto la dirigenza magari della squadra che ospitiamo. Ecco, notizia di ieri, piuttosto improvvisa, la separazione tra la Sanremese e il direttore sportivo Fava. Le chiedo insomma se ha piacere di parlare di questa situazione e se c'ha qualche nome già sul tavolo, qualche candidato per il ruolo di direttore sportivo. Beh, allora, partiamo dalla seconda domanda. Nessun candidato, perché come ho spiegato in società alla squadra, al tecnico e a tutto lo staff, non ci sarà nessun avvicendamento e la carica verrà ricoperta di interim da un ragazzo all'interno della società. Per quanto riguarda il rapporto con Pino Fava, personalmente non ho nulla da eccepire a livello umano. Tecnicamente ci sono state delle divergenze, però poi quando comunque due persone si separano, i problemi nascono sempre da ambedue le parti. Quindi faccio un in bocca al lupo a Pino e credo comunque di essermi comportato da persona insomma corretta. Ho preferito interrompere il rapporto prima che comunque magari insorgessero problemi, soprattutto anche personali.